bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, studierete con me, perché ho parecchie cose da fare per l'esame e quindi ho deciso di farci un video anche per farvi vedere come mi sto organizzando io per affrontare questa fatidica maturità a cui manca meno di un mese per arrivarci e della quale non sappiamo ancora nulla di certo. Prima di tutto voglio spiegarvi come mi sono organizzata e come mi sto invece organizzando, e poi passiamo a quello che sto facendo in questo esatto momento. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Come prima cosa, i nostri professori ci hanno diviso in delle macro aree, per la precisione erano 4 macro aree, e in ognuna di queste aree ci siamo 4 o 5 persone di noi. Cosa sono queste macro aree? Praticamente sono delle zone tematiche di una certa tematica, appunto. Per esempio, a me è toccata la terza macro area, non l'abbiamo decisa noi, ma siamo andati più o meno a sorteggio, e la mia macro area si intitola Sì, viaggiare alla scoperta del mondo e di se stessi. Quindi io avrei potuto portare qualsiasi cosa che si legassi al viaggio, e siccome faccio il turistico ovviamente è molto facile trovare gli argomenti. Quindi come prima cosa ci siamo divisi in queste aree, e poi grazie all'aiuto di ogni docente abbiamo fatto i collegamenti tra le varie materie. Quindi per esempio abbiamo capito per italiano cosa andava portato, e collegato magari a italiano c'era arte e così via, e quindi abbiamo fatto tutti i vari collegamenti come se fosse una vera e propria tesina. Una volta stabilita la mappa concettuale dei collegamenti e sapere che cosa dovevamo scrivere o meno, sono passata all'attacco e ho iniziato a fare tantissimi fogli Google, che adesso vi farò vedere. In pratica, in questi fogli Google ovviamente li ho divisi per materia, tipo italiano e storia insieme, economia in un altro foglio, inglese in un altro foglio, eccetera eccetera. Quindi per ogni materia c'era il proprio foglio, o comunque se erano materie collegate tipo arte inglese oppure storia e italiano, ovviamente nello stesso documento. E abbiamo scritto tutte le informazioni che ci hanno dato i nostri professori, quindi tutto ciò che riguardava un determinato argomento che dovevamo portare. Una volta fatto questo, ovviamente abbiamo inviato i documenti ai relativi professori, quindi ad arte abbiamo inviato arte, a inglese eccetera. Una volta che i nostri professori li hanno corretti, gli hanno dato un'occhiata e ci hanno detto sì, va bene oppure no, non va bene, devi aggiungere questo, noi ci siamo dati da fare, e una volta completato il tutto ovviamente è arrivato il fatidico momento di studiarli. Però ovviamente sono a computer, quindi a meno che io non voglia perdere la vista e studiarli dal computer, due erano le opzioni plausibili: o li avrei stampati oppure li avrei ricopiati. Quale avrò scelto delle due? Probabilmente tutti avreste scelto di stamparli, io no, io li sto ricopiando a mano perché altrimenti non mi trovo a studiare. Sì, ho dei problemi, lo so. Quindi, questi sono i documenti di cui vi parlavo prima. Non vi riprendo direttamente lo schermo perché non mi funziona OBS, quindi preferisco farlo così a mano, che almeno ce faccio prima. Come vi ho detto, qui abbiamo la macro area con la mappa concettuale. Qua vabbè, questa è la tesina dell'alternanza di cui dopo parleremo, e qua tutti i vari fogli con le varie materie, e io sto copiando tutto questo su delle spillette. Come avete visto, appunto, oltre ai fogli delle varie materie che dobbiamo studiare, insomma gli argomenti che dobbiamo portare all'esame, ci sono anche l'alternanza e poi un itinerario della Sicilia. Quell'itinerario è in lingua inglese e lo utilizzeremo come elaborato per la seconda prova, almeno così ci ha detto la nostra professoressa. Speriamo che non se ne escano con nient'altro, perché sinceramente io mi sto esaurendo e non so più dove mettere le mani. Comunque oggi è il 15 e sono abbastanza sicura che tutti gli argomenti vadano bene eccetera, perché arte l'ho mandato, l'italiano l'ho mandato, economia l'ho mandato, e tutti i professori comunque mi hanno dato l'ok generale che diciamo tutto andava bene eccetera. Quindi adesso che cosa ho fatto, direte voi? Visto che vi ho detto che non riesco a studiare dalle fotocopie, a meno che non siano davvero tantissime cose che non posso riscrivere a mano, in quel caso per forza le fotocopie perché altrimenti muoio, ho deciso di iniziare a trascrivere quello che ho scritto dai fogli Google sulle spillette. Per esempio ho fatto per adesso italiano e storia, che sono 4 pagine come potete vedere, anzi 3.5 per la precisione, e ho una bella calligrafia, quindi la riesco a leggere facilmente, poi ovviamente è la mia calligrafia, quindi se non la sapessi leggere sarebbe un bel problemone. E niente, perché sto trascrivendo a mano? Perché così appunto mi alleno anche a scrivere, dato che non sapevo più scrivere, avevo perso la capacità di utilizzare la penna e il foglio. E niente, per adesso quindi ho copiato storia, italiano e inglese,
inglese, ma mi manca ancora arte. Però arte non sono sicura al 100% che vada bene, perché la mia professoressa cambia spesso opinione, quindi vorrei evitare di copiare una cosa inutilmente. Perciò adesso, una volta stoppato questo video, continuerò a copiare probabilmente economia, che già mi ha dato l'ok, ha detto che va più che bene l'argomento che ho scelto e che è come l'ho proposto. Bene, ma una volta fatto tutto il papiello lì di ricopiare le cose, ovviamente li inserirò in una bustina trasparente per averli tutti ordinati e per non perderli per tutta la casa, e li dovrò studiare, giustamente. Mentre poi per l'esame dovrò preparare un PowerPoint con tutti questi argomenti, quindi ci sarà la presentazione con le foto, magari qualche data per quanto riguarda italiano, oppure qualche quadro per quanto riguarda arte e cose del genere. Quindi una semplicissima presentazione PowerPoint che non voglio più vedere, perché ragazzi, ne ho fatte talmente tante in questo periodo che penso che PowerPoint mi debba pagare. E tra l'altro, se non avete il pacchetto Office, ovviamente un'ottima alternativa è Google Documenti oppure Google Presentazioni, che sono completamente gratuiti e potete utilizzarli online, in modo che se vi dovesse spegnere il computer o il telefono mentre state lavorando non perdete nessun tipo di salvataggio. E per me, che ho il computer che ogni tanto mi si spegne, questa è stata la salvezza assoluta. Quindi niente ragazzi, questa è la mia organizzazione per questa maturità 2020, sperando di avere al più presto nuove informazioni, ma per il momento direi di continuare con le mie trascrizioni da Monaco amanuense medievale e studiare, perché ce n'è davvero tanto bisogno, ragazzi. Mi sa che adesso continuo, perché altrimenti non finirò neanche per la prossima settimana, e il 3 di giugno ho la simulazione. Mi sa che è meglio muoversi. Niente ragazzi, fatemi sapere se anche voi vi state preparando per la maturità e come lo state facendo, scrivendolo qua sotto nei commenti, ovviamente. Nel frattempo stiamo anche seguendo le video lezioni, quindi la mattina è occupata in gran parte da quelle, e ovviamente stiamo anche facendo altri compiti per gli altri docenti che invece non sono nella prova d'esame. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!